In questa puntata, ristori ai maestri di sci della Toscana e alle Pro Loco. Contributo di 1 milione di euro ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Approvata all'unanimità la legge di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza che destina 200.000 euro per la categoria dei maestri di sci della Toscana. Il sostegno economico è di 800 euro una tantum per il 2020. Previsti contributi anche per le Pro Loco. Seguirà un bando, ovviamente, ne dovranno fare richiesta. Questo è l'ammontare di questa legge. Insieme a questa si aggiunge quella delle Pro Loco. 250.000 euro sempre per l'emergenza Covid, perché è ovvio che le Pro Loco non hanno potuto svolgere tutte quelle attività di attrazione turistica, manifestazioni tipiche dell'animazione dei nostri borghi. Quindi abbiamo ritenuto giusto anche mantenere, per dare quel senso di aggregazione sociale che le Pro Loco svolgono nella nostra Toscana, e l'abbiamo fatto con i risparmi del Consiglio regionale. Quindi il messaggio importante è proprio quello di aver stanziato delle risorse del Consiglio per andare a ristorare due categorie che sicuramente avevano sofferto come molte altre, ma che in questo caso non avevano ricevuto nessun tipo di contributo. Esprimo la mia soddisfazione per l'approvazione in tempi rapidi di questa proposta di legge di contributi ai maestri di sci. Un'annata paradossale, tanta neve, purtroppo però non si può sciare neppure in Toscana, e quindi siamo molto soddisfatti di aver fatto squadra in Ufficio di Presidenza per la presentazione di questa proposta di legge che va incontro a questa categoria così colpita dalla emergenza. È un segnale importante di vicinanza a una di quelle categorie di fatto finora praticamente dimenticate. Penso ai maestri di sci che nella montagna toscana non hanno potuto lavorare per questa pandemia e per questi mesi dove in effetti c'era anche la neve, le Pro Loco che svolgono un'attività importante in tutti i comuni toscani e tanti operatori della cultura e dello spettacolo che hanno visto interrompere le proprie attività, anche se non svolte in termini professionali o professionistici, ma che comunque facevano di questa attività, di questa integrazione al reddito, parte della propria redditività. Quindi cultura, spettacolo, attività di Pro Loco e maestri di sci diventano delle categorie mediante le quali la Regione Toscana e soprattutto il Consiglio regionale, tendo a precisare, con l'autonomia finanziaria che ci compete, ha destinato 1,5 milioni di euro, che erano le risorse che complessivamente potevamo disporre col libero arbitrio all'interno del bilancio del Consiglio regionale. La beffa quest'anno è che l'attività sciistica non è resa possibile dalle normative stringenti per quanto riguarda il Covid, quest'anno proprio che c'è stata molta neve. Dobbiamo però affrontare il problema dei finanziamenti, degli impianti di risalita in maniera organica, con la consapevolezza che la stagione invernale, la stagione sciistica è sempre più breve. Quindi dobbiamo fare un ragionamento per cercare di capire come dare anche un nuovo impulso alle aree montane durante l'inverno, anche al netto naturalmente di quella che è l'attività dello sci. E sicuramente però fino a che non si sarà improntata una nuova strategia economica sarà necessario continuare a sostenere anche le attività e soprattutto l'ammodernamento e la funzionalità degli impianti di risalita. No, credo che il Consiglio regionale questa volta abbia dato dimostrazione di come, quando si riesce a lavorare tutti insieme per il bene dei cittadini, delle imprese, delle famiglie toscane, si riesce anche a dare una risposta, naturalmente nei limiti del budget e delle risorse che il Consiglio regionale ha, ma abbiamo fatto una scelta chiara tutti insieme. Il mio ringraziamento va all'Ufficio di Presidenza, al Presidente Mazzeo, ai Vicepresidenti Casucci, al Vicepresidente Scaramella, a tutto l'Ufficio di Presidenza nella sua completezza, perché ha portato una proposta che ha fatto una sintesi fra le proposte e tutti i gruppi consiglieri avevano sottoposto all'Ufficio di Presidenza. Da un lato la cultura, dall'altro il mondo dello sport, compreso i maestri di sci, quindi un aiuto concreto a tutti quelli che oggi sono più in difficoltà. La scelta è stata quella di dare risorse a chi è stato escluso dai ristori nazionali, dai ristori della giunta regionale. Questo naturalmente per noi non basta. Chiediamo alla giunta di fare un salto di qualità in più, di mettere più risorse a disposizione soprattutto delle attività commerciali, perché i tempi che ci aspetteranno sono tempi estremamente difficili e perché rischieremo la chiusura di tante imprese, e questo non possiamo permettercelo. Ha
approvata all'unanimità la legge di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza che destina 1 milione di euro come contributo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Il limite massimo del singolo contributo è passato da 2 a 3 mila euro. È uno dei correttivi introdotti con il passaggio della proposta di legge in Commissione Cultura. Sì, devo dire che la mia commissione e anche io personalmente stiamo facendo una campagna di ascolto degli operatori del mondo dello spettacolo, perché è una categoria che ha subito un forte danno dalle misure restrittive, inevitabilmente dalle misure restrittive dovute al Covid. E nell'ascoltarli sono emerse alcune criticità che la legge nel suo impianto originario, diciamo, non risolveva. Una era quella dei codici Ateco come elemento di requisito dei partecipanti alla richiesta di contributo, e l'altro era questo massimale veramente basso. Poi vedremo, perché se saranno molti è chiaro che la cifra potrà essere anche molto inferiore, ma darci la possibilità di alzare un minimo fino a 3.000 euro il contributo ci sembrava doveroso. Il punto dei codici Ateco invece è fondamentale, perché molti degli operatori del mondo della cultura non hanno il codice Ateco e si tratta di attività che hanno una forte riconoscibilità, sono lavoratori impegnati nell'ambito dello spettacolo che non necessariamente hanno dei percorsi di riconoscimento giuridico formale come altre attività. Quindi questo ci sembrava importante. Un altro elemento di correttivo, un'altra emenda che abbiamo fatto al testo originario, è stato l'inserimento del riferimento alla creatività toscana, non soltanto alla identità culturale, diciamo così, tradizionalmente intesa, perché c'è tutto un patrimonio di creatività che è davvero elemento di identità per noi, ma che magari non ha a che fare con quella che solitamente si chiama l'identità tradizionale toscana. Vale a dire non soltanto il tema della riconoscibilità dei luoghi, delle tradizioni, ma anche un patrimonio di lavoro creativo che in questa regione ha avuto un riconoscimento e uno sviluppo davvero singolari. Il mondo dello spettacolo, il mondo della cultura, il mondo dell'arte, il mondo della creatività ha subito sicuramente un anno difficilissimo. Per questo il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di mettere 1 milione di euro a disposizione di tutti quei protagonisti di questo mondo, però ha cercato di chiedere uno sforzo anche a loro, ovvero di portare un contributo progettuale nel valorizzare l'identità toscana. Noi siamo fortemente convinti che la Toscana abbia un pozzo di petrolio non in ogni città, ma in ogni singolo borgo, in ogni piccolo paese, che è rappresentato appunto dalla bellezza, dal bello. E per questo siamo molto felici che la Regione Toscana impegni 1 milione di euro per valorizzare tutto questo, per regalare ai nostri figli un patrimonio culturale, artistico, spettacolare di 1 milione di euro che potrà essere utilizzato anche nelle scuole, appunto per valorizzare, per difendere e supportare questa identità toscana che è uno degli aspetti più belli di questa regione. Anche in questo caso abbiamo in Ufficio di Presidenza elaborato un testo contributo ai lavoratori autonomi dello spettacolo, ennesima categoria di fatto poco o nulla considerata dai provvedimenti di ristoro nazionali. Molti sono i soggetti dello spettacolo che versano in situazioni veramente difficili e questo non lo possiamo accettare come istituzione regionale. Ecco perché attraverso i risparmi dei costi della macchina del Consiglio regionale abbiamo deciso di venire incontro a questa categoria. 1 milione di euro, ci saranno finalmente dei contributi anche a questa categoria, un segnale importante. Abbiamo anche firmato degli emendamenti presentati dalla quinta commissione per far sì che il testo potesse essere ancora migliore. Si sta facendo un buon lavoro di squadra, dal mio punto di vista occorre veramente lavorare tutti insieme per aiutare le persone, questo è un po' quello che ci chiede il mondo esterno. Conserviamo i nostri ruoli, le nostre differenti posizioni, però in questo momento almeno nell'aiutare chi è colpito dall'emergenza dobbiamo essere uniti. Sì, una misura straordinaria che consente di aiutare molte persone che operano in maniera non professionista nel settore della cultura, dello spettacolo, ma che fanno di questa integrazione, di questa loro attività, un'integrazione al reddito delle loro famiglie, una misura straordinaria che ha visto utilizzare delle risorse risparmiate in Consiglio regionale, e questo consentirà a tante persone di avere un beneficio
economico che può andare intorno ai 2.000 o 3.000 euro e allo stesso tempo è una misura straordinaria che deve essere fatta in maniera tempestiva, chiediamo velocità nell'erogazione delle risorse e del bando e soprattutto la Toscana acquisisce un patrimonio di carattere culturale perché non vengono dati risorse a pioggia ma verranno chiesti in cambio delle opere che consentiranno nell'ingegno di fare tesoro, diciamo, di questa che è stata un'esperienza dura, quella del Covid nella nostra regione e che ha visto un settore come quello della cultura e dello spettacolo essere danneggiato più di altri. Chiederemo appunto che nel frattempo anche nei musei, nei cinema e nei teatri si possa poi riaprire e si possa rifare attività magari rispettando le stesse regole che vengono rispettate nelle televisioni o nelle attività di carattere sportivo agonistico. Uno dei problemi più grandi che questo governo è riuscito ad affrontare è stato quello di riuscire a dare il ristoro più esteso possibile a tutte le categorie e delle volte non è stato facile, complice le rigidità dei codici Ateco, ma molte altre questioni. È importante quindi che anche le regioni si facciano carico di questi ristori laddove possono e nella misura in cui possono, consapevoli che la coperta comunque sia non riesce a coprire tutto. Quindi ben vengano i ristori per i maestri di sci, ma anche per le categorie del mondo spettacolo, con una puntualizzazione. Molto spesso ci si concentra sulle realtà artistiche comune di Firenze, che è quello per certi versi più ricco, ma ci sono moltissime piccole e piccolissime realtà che costituiscono la cultura, l'attività e anche il sociale di tantissime altre città della costa, ad esempio, delle aree interne. È importante che questi soldi arrivino anche a loro, anzi direi che è fondamentale. Sono stati illustrati in Commissione Ambiente due piani per valorizzare i territori di Pratomagno e Capraia. Per quanto riguarda il Pratomagno, il progetto mira davvero alla valorizzazione non solo di quel paesaggio, ma di tutte le attività che hanno reso così bello quelle zone, quindi il recupero dell'attività in alcune parti della pastorizia, piuttosto che dei cammini, piuttosto che dei percorsi, terrazzamenti. Il sindaco dell'isola di Capraia ci ha messo in evidenza invece come quel progetto lì tenderà al recupero del carcere. Si tratta dell'applicazione concreta di alcune previsioni del PIT con valenza paesaggistica, appunto due piani particolari che fanno della tutela del paesaggio il loro fondamento con il coinvolgimento, così ci hanno detto i tecnici, delle amministrazioni locali. Ed in effetti c'è stata una folta presenza di amministratori locali, di sindaci e di assessori che ci hanno illustrato il percorso e anche le loro aspettative legittime. Tant'è vero che abbiamo evidenziato che oltre alle belle parole, oltre ai bei progetti, c'è bisogno di finanziamenti per realizzare quel recupero, per esempio, del patrimonio edilizio storico che caratterizza sia l'isola, sia naturalmente la parte del Valdarno e verso le foreste casentinesi. La Commissione Sanità ha approvato all'unanimità il piano per una indagine conoscitiva sul sistema regionale di accreditamento, convenzionamento e sul sistema dei controlli delle strutture per l'accoglienza di minori e famiglie in difficoltà in Toscana. Partendo dai casi di cronaca, su mandato del Consiglio regionale avvieremo quindi questa indagine conoscitiva che metterà in confronto il sistema di autorizzazione, accreditamento, convenzionamento e poi controllo di tutte le strutture per minori e famiglie della Toscana e le compareremo con i simili sistemi di tre regioni che sono l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia. L'obiettivo nostro è quello di capire se nel sistema, nella normativa, nelle procedure che riguardano un servizio così fondamentale si possono migliorare aspetti, soprattutto con occhio particolare al sistema di controllo. Credo che sarà un lavoro importante, credo che facendo anche delle comparazioni con le altre regioni potremo davvero tirar fuori un buon lavoro. Il Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, durante la presentazione davanti alla Biblioteca Adrio Puccini di Santa Croce sull'Arno della nuova installazione Modù Modù dell'artista Giovanni da Monreale, ha lanciato l'idea di una legge per sostenere e aiutare i piccoli borghi. Lancerò e vorrò realizzare una legge, iniziativa consiliare, per finanziare nei piccoli borghi iniziative e progetti
di Street Urban Art, perché credo che in questo modo si possa coniugare la nostra storia, la bellezza della Toscana, ma uno sguardo anche verso il futuro, perché noi abbiamo il grande compito di pensare al domani delle nostre generazioni, dei nostri figli, specialmente in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo.